Allora, buongiorno e benvenuti alla lezione L'origine dell'umano tenuta dal professor Federico Leoni. Si è spesso insistito sull'eccezionalità della vita umana. L'uomo avrebbe congedato per sempre le traiettorie dei viventi non umani. Il linguaggio sarebbe stato il fattore decisivo di questa separazione. È tempo di interrogare tutto questo come il sintomo di un'intera cultura e di ripensare l'origine della vita umana come ciò che annoda la vita umana a tutte quelle vite non umane che stanno intorno all'uomo e forse dentro l'uomo. Federico Leoni, coordinatore scientifico del Festival, insegna antropologia filosofica all'Università di Verona, dove coordina anche il Centro di Ricerca Tiresia per la Filosofia e la Psicoanalisi. Insegna anche all'IRPA, Istituto di Ricerca per la Psicoanalisi Applicata, e socio Alipsi, Associazione Lacaniana Italiana di Psicoanalisi, e condirettore della rivista Chiasmi. Scrive su molte riviste italiane e straniere. Vi auguriamo buon ascolto. Questo spiegherebbe molte cose. Vi annuncio subito quella che sarà la tesi guida di questo intervento, di questa riflessione, il cui tema, il cui titolo è l'origine dell'umano, da dove viene l'umano, che cosa lo contrassegna, diciamo così, nella sua specificità. La tesi che prendo da due autori che cercherò di mettere insieme in una specie di montaggio, forse un po' surrealista, ma spero non troppo, è molto semplice da enunciare, anche se da comprendere forse è più complessa e ci darà un po' da lavorare. È la tesi che l'umano abbia a che fare con una certa capacità del vuoto, una certa capacità di fare il vuoto e di sostenere il vuoto. Da dove prendo questa tesi? La prendo da due autori. Uno è un grande antropologo, paleoantropologo soprattutto, che è André Leroy-Gourin. Il suo testo fondamentale si chiama Il gesto e la parola, ed è un testo inesauribile, un testo degli anni 60, ma che ha avuto una vita, come dire, postuma, ricchissima. È ancora un quadro di una quantità di indagini importanti, fondamentali. E l'altro autore è Jacques Lacan, che in Italia è stato ampiamente acclimatato da Massimo Recalcati, non ha bisogno di presentazioni, di dire che è uno psicanalista, anche perché lo leggerò non tanto in quanto psicanalista, ma in quanto autore di una riflessione più ampia, appunto, sullo statuto dell'umano. Allora, inizio dalla tesi di Leroy-Gourin, dalla tesi del gesto e la parola, che questo paleoantropologo francese mette sotto le insegne di un teologo lontanissimo nel tempo. Tutto questo ampio libro in due tomi sul gesto e la parola, cioè sull'origine dell'uomo, sul processo di ominazione, è messo da questo paleoantropologo sotto le insegne di una frase molto bella, molto espressiva, molto enigmatica forse anche nel suo significato, di Gregorio di Nissa, che è un teologo, è uno dei padri della Chiesa, un teologo del IV secolo d.C., è vissuto in Cappadocia, cioè nel cuore della Turchia, del deserto al centro della Turchia, e scrive così, Gregorio, scrive: «La mente, come un musico, produce in noi il linguaggio e noi diventiamo capaci di parlare. Non avremmo certo mai goduto di questo privilegio se le nostre labbra avessero dovuto assolvere il compito faticoso del nutrimento. Ma le mani si sono assunte questo compito e hanno lasciato libera la bocca». È un'intuizione straordinaria, evidentemente. È un'intuizione che dice c'è qualcosa di fondamentale, diciamo così, nel nostro essere umani. E questo qualcosa ha a che vedere con il linguaggio, con, diciamo, l'arte della bocca.
le labbra. E però qualcosa sta a fondamento, è la premessa di questo salto, diciamo così, che ha a che vedere con l'invenzione umana del linguaggio. Non si sarebbe potuto fare questo salto, intuisce questo teologo di 1500 e più anni fa, se la bocca non fosse stata messa in condizioni, diciamo, di articolare una fonazione più fine rispetto a quella dei nostri antenati, dello scimmione di cui parla Vico nella Scienza Nuova. Bisognava che la bocca fosse messa in condizioni di articolare in maniera più fine, perché prima aveva compiti che la appesantivano. Il compito faticoso, dice Gregorio, del nutrimento. E che la bocca possa dedicarsi a compiti più fini, più sottili, a un'articolazione più fine della voce, dei primi richiami, diciamo così, e di tutto quello che è all'origine di quello che chiamiamo il linguaggio. Beh, tutto questo nasce dal fatto che le mani si sono assunte, dice Gregorio, il compito che prima era pesava interamente sulla bocca. Le mani hanno iniziato a lavorare, per cui si può dire parliamo perché abbiamo delle mani e perché le mani si sobbarcano una grande quantità di compiti. Allora, perché Le Roi Goron mette tutto il suo lavoro, tutto il suo enorme lavoro in questi due volumi del Gesto e la Parola sotto le insegne di questa intuizione? Ma perché la tesi, la grande tesi che lui, da paleoantropologo, da studioso dei resti materiali, diciamo, dei primi uomini, chiamiamoli così, la tesi che lui mette al centro del suo lavoro, all'origine del Gesto e la Parola, è appunto che il salto fondamentale è il momento in cui l'uomo si è staccato da terra. Il salto fondamentale non è il linguaggio è già una conseguenza di lungo periodo, diciamo così, anche se fondamentale, insieme a tante altre, ma è una conseguenza di lungo periodo del fatto che il corpo dell'uomo si è staccato da terra. In particolare le zampe anteriori si sono staccate da terra, dalla loro funzione di appoggio. E queste zampe a loro volta hanno attraversato un processo simile a quello della bocca, cioè si sono sganciate da una funzione più pesante. Si sono liberate, la parola chiave, si potrebbe dire, l'operatore epistemologico fondamentale di tutto il discorso di Le Roi Goron è liberazione. Ci sono delle funzioni, ci sono delle parti anatomiche che si sganciano da una funzione precedente e, pensa Le Roi, più pesante, più massiccia, più corposa, più materiale. Uno dei primi libri di Le Roi Goron si intitola L'uomo e la materia. Questa è la grande sfida, diciamo così, e questo tema della grande sfida, l'uomo e la materia, torna, e a un certo punto vi leggerò un passo molto bello, molto interessante, in una qualche misura anche molto inquietante, di Le Roi Goron, circa il futuro dell'uomo, circa il futuro dell'uomo pensato a partire da questa lontanissima provenienza. Dicevo, il gesto fondamentale dell'umano, secondo Le Roi, sta in questa liberazione delle zampe, cioè future mani, dalla funzione di appoggio e dal peso che sopportano nel momento in cui sono zampe e hanno una funzione di appoggio. Nel momento in cui si sganciano da questo, le mani appunto possono articolare una motilità più fine, possono alleggerire la loro struttura ossea diventa appunto più lieve, più leggera, la muscolatura anche, le aree cerebrali che governano tutto questo possono specializzarsi e innescare, diciamo così, in una specie di virtuoso feedback, una motilità sempre più raffinata. Bisogna che il corpo dell'uomo si liberi da questo vincolo alla terra, si liberi. Questo è un leitmotiv, tutta la, diciamo, antropologia di Le Roi Goron ha a che fare con questa liberazione. E nel momento in cui le mani possono fare dell'altro, perché non sono una funzione di appoggio, non svolgono una funzione di appoggio, ma possono tenere in mano degli oggetti, per esempio, possono manipolare degli oggetti, non è più la bocca a dover fare tutto questo, perché la bocca era l'unico organo prensile nel momento in cui tutti gli arti erano impegnati nella funzione di appoggio. E la bocca smette di dover essere la bocca che tiene in bocca qualcosa per spostarlo da qua a là, che tiene in bocca i cuccioli, che tiene in bocca le prede catturate, eccetera, eccetera. E qui si innesca il punto che aveva inteso così radicalmente il teologo della Cappadocia, cioè qui
le labbra iniziano a fare dell'altro e dunque iniziano a liberarsi dalla loro funzione di presa, questa volta, e si dedicano, diciamo così, si specializzano in una funzione di linguaggio, diremmo noi, ma in origine si potrebbe dire di fonazione più articolata, il che anche, diciamo così, produce un insieme di conseguenze. Si potrebbe dire induce la possibilità doppia che è del linguaggio, che è di indicare qualcosa e di chiamare a fare insieme qualcosa. Questa è la doppia funzione del linguaggio che diventa possibile nel momento in cui la bocca non è più tutta presa, diciamo, dalla cosa che ha in bocca, non è più tutta presa e tutta ingombrata dalla materialità con cui ha a che fare. Può emettere fonazioni più fini, il cui, diciamo, effetto, non la cui intenzione, ma il cui effetto è di isolare qualcosa nel paesaggio, guarda qui, e di chiamare altri a guardare insieme quel qui. Capite che sono due funzioni intrecciate, ma anche distinte. Si potrebbe dire c'è un lato del linguaggio o un lato della voce che è un'indicazione, un puntatore, una freccia, guarda qui, e c'è un lato del linguaggio che è una bolla, che è un ambiente, diciamo così, che è una materia che accoglie e costruisce un gruppo invitandolo a guardare in quel punto. Capite che sono due funzioni profondamente differenti. Una grande paleoantropologa americana, femminista, e quindi educata da questo suo sguardo a una attenzione particolare, diciamo, all'incidenza della sessuazione sulle pratiche paleoantropologiche, così come sono documentate, diciamo così, dai reperti, si chiama Falk, ha notato che sono due lati, diciamo così, uno maschile, sagittale, si potrebbe dire, del linguaggio. Guarda qui, si tratta di isolare un oggetto, e l'altro è una funzione che è più dell'ordine del femminile, è più dell'ordine della voce come ambiente, dicevo prima, della voce come canto, della voce come spazio nel quale stare insieme a guardare qualcosa o a fare insieme qualcosa dopo che lo si è isolato nel campo dei possibili. Guardiamo qui tutti insieme. Allora capite che questo fa due cose. Produce qualcosa che è dell'ordine dell'oggetto e che non esisteva prima di tutta questa operazione, produce un qualcosa che si può guardare lì davanti, essendo dunque qui dietro, essendo nella posizione di un soggetto che sorvola il paesaggio, che non è più implicato nel paesaggio, non è più incollato al paesaggio, non è più una figura del paesaggio, ma è qualcuno che, se l'oggetto è lì, è al di qua, è a distanza, è, diciamo, separato da una lacuna e da un vuoto da quell'oggetto, e questo fa sì che l'oggetto sia un oggetto e che il soggetto sia un soggetto, diciamo così. E l'altra funzione è: noi tutti siamo di qui e siamo tutti delle figure, diciamo, scambiabili, equivalenti e coordinate. Quindi capite che inizia a esserci un coordinamento che non sarebbe possibile senza il perno, diciamo così, di questo oggetto che è un oggetto comune, che è l'oggetto di una verità comune, e che in quanto è l'oggetto di una verità comune, di un sapere comune, di una pratica comune, accomuna quei soggetti, rendendoli in una qualche misura fungibili, rendendoli in qualche misura dei soggetti gli uni per gli altri, rendendoli in una qualche misura dei soggetti di una comunità, anziché degli individui, diciamo così, affidati a una coalescenza che è quella del branco. Inizia il coordinamento, che è un'altra cosa, evidentemente è un grande salto. Allora, dicevo, l'operatore fondamentale di tutto questo che cos'è? Si potrebbe dire che è la nascita dell'oggetto, il fatto che ci sia un oggetto qui davanti e che questo oggetto sia qui davanti, e cioè lontano, separato da un vuoto, e allo stesso tempo l'operatore ancora più profondo di questa nascita dell'oggetto, diciamo così, è il fatto che ci sia del vuoto, è il fatto che l'oggetto sia sprofondato in una lontananza, che l'oggetto non sia incollato. Cioè, la grande intuizione di Leroy Gourin è che il vuoto faccia tutto, che tutto sia fatto dal vuoto, che l'operatore fondamentale sia quello che lui chiama la liberazione di una anatomia, di una gestualità, di una funzione,
da un intrico denso, fitto, colloso in qualche misura, a un'articolazione più fine e più, diciamo, disponibile. Si potrebbe dire che quello che si produce nel momento in cui questo oggetto è finalmente a distanza è uno sganciamento della gestualità dal suo destino. La bocca aveva un destino, era quello di prendere in bocca, trasportare, azzannare, dunque andare a caccia, procacciare il cibo, eccetera. Tutto questo era un destino. Le Roi Gourin fa vedere che questo stesso gesto, perché è lo stesso gesto, diventa disponibile per un trasferimento, diciamo così, ad altri ambiti. Allora capite che la funzione si sgancia dall'anatomia, la funzione diventa una cosa diversa dall'anatomia, non è più inscritta nell'anatomia, è come sprofondata nell'anatomia. La funzione si produce come un piano secondo e che migra di ambito in ambito. L'umano è non qualcuno, è il campo della possibilità delle migrazioni di un gesto sganciato di ambito in ambito, un gesto sganciato dal suo campo, diciamo così, iniziale, e unico e destinale a una serie di campi in cui si reinscrive, si riterritorializza, si potrebbe dire, si rigioca in una nuova prospettiva. L'umano non è colui il quale fa tutto questo, l'umano è l'effetto, diciamo così, destinato da tutto questo. L'umano è l'effetto di questo sganciamento e di questa, diciamo, disponibilizzazione dei gesti. E il vuoto è l'operatore di questa possibilità, è l'operatore di questo sganciamento, è l'operatore di questa liberazione del gesto dal suo destino e di questo innalzamento del gesto a un abito possibile che può essere indossato e dismesso. I nostri gesti, si potrebbe dire, iniziano a essere gesti umani nel momento in cui sono gesti che possono essere indossati e tolti, che possono essere assunti, ma anche spostati ad altri ambiti e in una qualche misura citati tra virgolette. Cosa vuol dire citare tra virgolette qualcosa? Quando facciamo così, come tutti noi ogni tanto facciamo così con le dita e, diciamo, ci desolidarizziamo da qualche cosa, smettiamo di essere compatti rispetto a quel qualche cosa. Beh, si potrebbe dire che l'intuizione di Leroy ha a che fare con questo punto nel quale il soggetto si desolidarizza dai suoi gesti. I suoi gesti diventano degli schemi che possano essere estratti dal loro contesto di pertinenza, per esempio la bocca che mangia, la bocca che va a caccia, che azzanna la preda, e trasferiti in un nuovo contesto, citati in una decontestualizzazione fondamentale. L'uomo è un animale decontestualizzato, tutto ha a che vedere con la decontestualizzazione, col non avere un contesto, ma con l'essere un oggetto che migra di contesto in contesto. Perché l'uomo può, diciamo così, essere il prodotto di questa migrazione dei gesti, diciamo così, di contesto in contesto? Beh, si potrebbe dire perché l'uomo è fondamentalmente un oggetto del vuoto. L'uomo è fondamentalmente non il padrone del vuoto, diciamo così, non il padrone di questa operazione, non colui il quale può decidere di fare o di non fare tutto questo, ma, diciamo così, l'uomo è un oggetto del vuoto tanto quanto i suoi oggetti sono degli oggetti del vuoto, sono degli oggetti che diventano possibili attraverso l'aprirsi di quella lacuna, attraverso il farsi di quel primo vuoto che, si potrebbe dire, una volta che si è fatto, o quando si è fatto una volta per la prima volta, non smette di farsi, non smette di replicare, non smette, diciamo così, di rimbombare in ogni direzione. Ogni nostra pratica è una ulteriore messa al lavoro del vuoto. E Leroy mostra con grande finezza, con grande abilità tutto questo nel suo libro. Per esempio fa vedere che nel momento in cui le mani e la bocca fanno tutto quello che abbiamo detto, che lui ha mostrato che iniziano a fare, si libera, parola chiave del suo lavoro, una grande quantità di tempo. Quale tempo era prima tutto dedicato ad andare a caccia, affannosamente, in una specie di inseguimento costante del bisogno, dell'urgenza, del non morire di fame, evidentemente. Si libera una grande quantità di tempo, le mani raccolgono oggetti, si produce, si potrebbe dire, il primo cumulo, cioè il primo capitale. Si inventano i granai, si inventano dei luoghi in cui
raccogliere e pensare a partire dal fatto che si è raccolto qualcosa e che dunque si potrà consumare lentamente nel corso del tempo tutto quello che prima invece bisognava inghiottire in un colpo solo. Capite che si libera del tempo, si libera del tempo per pensare, dice Leroy Gourin, in un passo assolutamente geniale del suo libro. Questi improvvisamente non sono sempre pressati dall'urgenza, ma hanno del tempo per pensare e dunque iniziano a scoprire le altre tecniche, anzitutto la tecnica della metallurgia e la tecnica dell'argilla, della terracotta. Inventano, diciamo così, la possibilità di mettere che cosa? Il vuoto, la lacuna, la spaziatura tra il soggetto e l'oggetto al lavoro in una quantità di altri ambiti, per esempio incorporando il vuoto in un vaso. Sono delle pagine meravigliose di Leroy Gourin sulla, non so come posso dire, sul significato metafisico del vasellame, sul fatto che il vasellame non è qualcosa che contiene l'acqua, l'olio, il vino, certamente, ma soprattutto apre un campo di possibilità inedite, apre il campo di possibilità della accumulazione, per esempio dell'acqua o dell'olio o del vino o di altro, e dunque del consumo razionato, frazionato. Questo che cosa significa? Beh, si potrebbe dire che l'uomo che sa fare questo, e cioè che pensa a partire dall'avere dei vasi, pensa se stesso a partire dal fatto di avere dei contenitori, è un uomo che è nel tempo, è un uomo che per la prima volta è nella cronologia, nell'articolazione del prima e del poi, come diceva Aristotele. Solo che Aristotele pensa che il tempo, lui, sia l'articolazione del prima e del poi. Leroy Gourin fa vedere che c'è un'articolazione del prima e del poi, cioè c'è la possibilità di pensare il tempo come la successione del prima e del poi, come il fatto che adesso siamo in un momento, ma c'è anche un domani, un dopodomani, un tra due mesi, un tra un anno. Tutto questo è una conseguenza del fatto che abbiamo dei vasi. Tutto questo è una conseguenza del fatto che abbiamo incorporato il vuoto in un oggetto e dunque abbiamo creato la possibilità di riempire quell'oggetto, abbiamo costruito la possibilità di fare cumulo, abbiamo costruito la possibilità di fare capitale, se dovessimo guardare molto in avanti. Che cos'è il capitalismo? Beh, il capitalismo, come diceva Marx, è anzitutto l'accumulazione originaria, cioè anzitutto il saccheggio scatenato dei pirati inglesi, naturalmente questa è la fase più ruggente e più divertente, diciamo così, delle origini pochissimo nobili del capitalismo, ma è il fatto che il saccheggio viene contenuto in un granaio, contenuto in una banca, evidentemente, contenuto in un luogo che è vuoto, dunque riempibile, e poi è centellinato. È centellinato, cioè è portato fuori da quel contenitore passo a passo, anziché in una grande fiammata meravigliosa, anziché consumato tutto in una grande festa. Abbiamo ammazzato il mammut e dunque banchettiamo incessantemente per 2 settimane e poi restiamo storditi e subito dopo iniziamo di nuovo ad andare a caccia. Tutto questo viene interrotto, diciamo così, dall'invenzione del vaso o del granaio, che è la stessa cosa evidentemente, cioè uno spazio vuoto che diventa una dispensa e che libera dall'urgenza. Diciamo, inscrive l'urgenza, che è ritmica, diciamo così, che non è affatto cronologica, non è affatto, diciamo così, inscritta in un prima e in un poi, non è affatto cronologica, è ritmica, cioè gira intorno a se stessa in una inerenza che non conosce prima e poi, ma solo la coalescenza, diciamo così, assolutamente intima del prima e del poi. Mentre dopo che hai fatto il vuoto, dopo che hai allontanato l'oggetto, dopo che hai costruito il vaso, dopo che lo hai riempito e hai imparato a svuotarlo lentamente, diciamo così, il ritmo si scrive in una cronologia. L'inerenza e la coalescenza quasi folle del prima e del poi, impensabile per un occhio umano, no? È difficilissimo pensare fuori dal tempo la pura insistenza ritmica. Questa pura insistenza ritmica, che è quello che gli psicanalisti chiamano pulsione, quello che, diciamo, un cosmologo come Whitehead pensa come la actual occasion, cioè la natura, diciamo così,
attivo, passivo, ma intemporale di ogni evento, inizia a scriversi in una articolazione lineare, orizzontale, in una cronologia evidentemente, e quindi in un governo, perché capite che nel momento in cui il ritmo si scrive in una cronologia, la pulsazione immobile dell'evento viene scritta su un foglio, diciamo così, messa a calendario, disposta in un'agenda idealmente. Quello che si apre non è tanto il tempo, ma il tempo come strumento di governo, come strumento di autogoverno del soggetto e come strumento di autogoverno di una comunità, a partire appunto dal fatto di disporre di un cumulo, di un capitale. Capite che fare il vuoto è indispensabile per disporre di oggetti, di soggetti e di una cronologia del rapporto tra il soggetto e l'oggetto, di una cronologia che dipana ciò che altrimenti è, come dire, tutto incastrato in un unico punto, tutto incastrato in un unico istante che non è del tempo, tutto incastrato in un unico corpo che non è né soggetto né oggetto, e tutte e due, e non ha quella dimensione di libertà, di liberazione che Leroy indica come il fatto specifico e più arcaico, diciamo così, dell'ominazione, molto prima del linguaggio. E sempre in ogni atto di linguaggio il punto è l'opera del vuoto. Allora capite che il risvolto in qualche modo inquietante di tutto questo, e sul quale Leroy spende una parola che vi anticipavo prima essere una parola difficile, una parola che dà da pensare, una parola che interroga, diciamo, l'attualità e il futuro dell'uomo e delle società umane, molto più che l'origine arcaica sulla quale lui, paleoantropologo, lavora. Dicevo, tutto questo ha un risvolto che è inquietante perché, diciamo così, dice due cose: che gli oggetti sono fatti di vuoto, che gli oggetti ci sono, gli oggetti che tanto ci rassicurano, perché sono delle icone del vuoto, perché sono delle figure innescate dall'opera del vuoto e dunque sono fondamentalmente vacui. E seconda cosa inquietante, diciamo così, che si vede a partire dal lavoro di Leroy, secondo punto inquietante, è che noi, diciamo così, noi umani, noi soggetti, noi uomini e donne, e bambini, anche se i bambini sono su una soglia, diciamo, più indecisa, ma noi umani siamo anche noi degli oggetti del vuoto, siamo anche noi messi tanto quanto i nostri oggetti là dove siamo dall'opera del vuoto che ha posto quegli oggetti e dunque che ci ha distanziato da essi facendoci essere dei soggetti. Noi siamo tanto quanto gli oggetti attraversati da quel vacuum che ha suscitato la relazione e che ci ha fatto essere ciò che siamo. Si potrebbe dire, noi siamo degli oggetti del vuoto, noi siamo degli oggetti della voce, prima parlavo della voce, no? Della funzione fondamentale della voce nella costruzione del coordinamento del gruppo primordiale e nel, come dire, innesco esponenziale dell'efficacia di questo coordinamento, cioè le azioni che prima si svolgevano in solitaria o in branchi scoordinati iniziano a essere mappati dall'alto, si potrebbe dire, cioè la voce consente una mappatura e tanto più il linguaggio man mano che articola più finemente la voce consente una mappatura dall'alto dell'azione e una frequentazione dell'azione del singolo e del gruppo da fuori, in uno sganciamento che consente non solo di fare, non solo facciamo, ma anche guardiamo ciò che facciamo, lo guardiamo da fuori e dunque lo calcoliamo più efficacemente, lo centelliniamo oppure lo acceleriamo, lo gestiamo esattamente come il cumulo. Capite? Anche il corpo umano, anche l'azione umana diventa un capitale, qualcosa che è a disposizione, qualcosa che è messo in un processo di cronologizzazione, no? Di temporalizzazione e dunque di almeno potenziale amministrazione. L'azione non è agita, l'azione umana, ma è amministrata. Ed è amministrata anziché agita perché è traforata dal vuoto e dalla voce. Fatta oggetto del vuoto ed è fatta oggetto della voce, cioè di quello sguardo coordinante e sorvolante che senza vuoto e senza voce sarebbe impensabile. Allora, qual è il punto inquietante di tutta l'analisi che Leroy
costruisce nel suo lavoro. Appunto, è che è difficile convincersi ed è difficile sopportare di essere non solo alle prese con oggetti, che sono dei prodotti dell'opera del vuoto, degli oggetti nient'altro che della voce e fatti di voce, ma di essere anche noi degli oggetti di quel tipo, di essere anche noi dei soggetti solo nel senso che siamo dei soggetti all'opera del vuoto, all'opera della voce, e dunque anche noi degli oggetti traforati dall'arte del vuoto, traforati dalla capacità di fare il vuoto che è una capacità fondamentale della voce. Questo è un punto, diciamo così, inquietante. Vi leggo un passo del gesto e la parola dove Leroy Gorin dà voce a tutta la sua angoscia, così di fronte alla scoperta che ha fatto. Il prodigioso trionfo, dice, dell'uomo sulla materia. L'uomo e la materia. Il prodigioso trionfo dell'uomo sulla materia è compiuto a costo di una vera e propria sostituzione, percepibile fin dagli inizi dell'Homo sapiens nel Paleolitico superiore. L'uomo, che nel corpo rimane un normale mammifero, si raddoppia in un organismo collettivo. L'opera del vuoto, il far vuoto che è anche della voce, raddoppia, produce, non so come dire, un secondo animale, un secondo organismo. Raddoppia il fisico in un doppio metafisico, ma capite che il doppio metafisico solo nel senso che è sganciato, ma è destinato da qualcosa di molto materiale. Si potrebbe dire che la metafisica non è un'altra dimensione, è uno sdoppiamento dell'unica dimensione, è un effetto di voce. Siamo animali metafisici perché siamo oggetti della voce e del vuoto, siamo animali che hanno un al di là semplicemente perché raddoppiano l'al di qua in una schematizzazione e in un sorvolo che è destinato, diciamo così, da quel gesto che è il fare il vuoto e da quell'arte che è l'arte della voce. La metafisica è la cosa più fisica di tutti, così non c'è altro nell'uomo che il metafisico, ma il metafisico non è altro che l'effetto del suo corpo, il fatto di avere delle mani che lavorano non come delle zampe, ma secondo una loro specificità, il fatto di avere una bocca, ma una bocca che non solo morde, azzanna, mangia, deglutisce, ma anche si dedica a delle fonazioni via via più fini, più virtuose. Tutto questo è il metafisico nell'uomo, diciamo, è la specificità dell'uomo. Un altro animale invece ha le ali, dunque è metafisico in un altro modo, si stacca da terra secondo un'altra logica e dunque incontra oggetti fatti in un altro modo, non traforati dal vuoto, ma chi lo sa, dal battito. Chissà una farfalla come potrebbe testimoniare della sua esperienza. L'uomo, che nel corpo rimane un normale mammifero, si raddoppia in un organismo collettivo, dotato della possibilità praticamente illimitata di accumulare invenzioni, la metallurgia, le tecniche della terracotta e poi tutto ciò che diventa possibile a partire da tutto questo. L'organismo collettivo diventa sempre più nettamente preponderante. Questo è interessantissimo, cioè, se pensiamo al funzionamento delle società attuali, se pensiamo all'iperconnessione dentro alla quale noi siamo presi costantemente, sia per il lavoro sia per il tempo libero, siamo di fronte al fatto che l'opera del vuoto è inarrestabile ed è inarrestabile nel suo creare sconnessioni e dunque connessioni, sconnessioni e dunque riconnessioni su un altro piano, riconnessioni imperiose, riconnessioni sempre più fitte. Noi e i nostri oggetti siamo attraversati dal vuoto in modo sempre più creativo, si potrebbe dire, sempre più capillare, sempre più fitto, sempre più imprevedibile. Gli oggetti si moltiplicano, questa è una grande caratteristica dell'uomo, no? Avere oggetti. Nessun altro animale ha oggetti, è un nostro, come dire, onere oltre che onore essere affollati di oggetti. Perché? Perché è un nostro onere e onore essere affollati da un certo tipo di vuoto, da una certa arte del vuoto. L'organismo collettivo diventa sempre più nettamente preponderante, l'uomo diventa il mezzo di una ascesa tecno-economica a cui presta le idee e le braccia
la società umana diventa la principale consumatrice di uomini, per mezzo della violenza o per mezzo del lavoro. Si mette accanto l'uno all'altro con una sublime indifferenza di paleoantropologo. La guerra e il lavoro non sono altro che un consumare uomini, un consumare da parte di qui, di quel grande coordinamento collettivo che fa dei singoli dei mezzi di un funzionamento generale, che fa dei singoli, diciamo così, un oggetto della voce, degli oggetti del vuoto. Allora io credo, è l'ultimissima battuta, l'ultimissimo pensiero che vi propongo, siamo davanti a un punto estremamente interessante, estremamente attuale, perché è evidente che l'erogura è preso in una specie di angoscia forse ingiustificata o forse eccessiva. È l'angoscia di qualcuno che pensa che si possa tornare indietro, fermare la corsa dell'opera del vuoto, fermare la corsa del lavoro della voce. Ma il punto è che quello che lui ha mostrato con grande chiarezza, con una cogenza a cui è difficile rifiutarsi, è che senza questa macchina del vuoto non ci sarebbe affatto l'uomo. E dunque l'uomo non può tirarsi fuori dalla macchina del vuoto tirandosi per il colletto, come il barone di Münchhausen. Sicché in qualche modo non si tratta, come lui sembra pensare a volte, di salvare l'uomo dall'opera del vuoto, di salvare l'uomo da questa arte del vuoto nella quale è catturato. Ma, io direi così, e naturalmente è non tanto una soluzione ma un nuovo enorme campo di lavoro che si apre, ma di essere all'altezza dell'opera del vuoto, di essere all'altezza della macchina della voce, di essere all'altezza di questa corsa, diciamo così, inarrestabile e che inventa in ogni nodo, in ogni snodo, sempre nuove direzioni nelle quali correre, nelle quali produrre le sue oggettivazioni, nelle quali produrre le sue soggettivazioni, cioè nelle quali moltiplicare se stessa, opera del vuoto, opera della voce. Il punto è non fermare tutto questo, perché se lo fermassimo non ci saremmo più neanche noi, poiché l'uomo, chiamiamolo così, non è altro che un oggetto del vuoto. Se c'è una cosa che Leroy Gourin mostra con chiarezza è che l'uomo è un oggetto del vuoto, è un effetto ed è la prima opera di questa operazione che è il fare vuoto, fare voce. Dunque non si tratta di fermare tutto questo, non si tratta di denunciare tutto questo, si tratta di essere all'altezza di tutto questo. Si tratta di essere all'altezza dell'opera del vuoto e della voce, cioè si tratta di immaginare una gigantesca operazione educativa, potrebbe dire così. Non si tratta di fermare la tecnologia che è sempre una tecnologia dell'articolazione, dello sganciamento, della liberazione, dell'articolazione di ciò che è compatto in una rete di oggettivazioni più fini. Si tratta di essere all'altezza, di imparare a non avere paura del vuoto, di imparare a non avere paura del nostro essere degli oggetti della voce, di immaginare come abitare la grande macchina della voce, di imparare come abitare in nuovi modi, diciamo così, quella macchina che tanto non si può fermare, che è la macchina che facendo il vuoto fa anche noi. Grazie a tutti.